Riserva Indie sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata all'ospite in studio, agli ospiti in studio. Con noi questa sera è Warra Warra Washington, rappresentati da Marco. Ciao Marco. Ciao. Allora, benvenuto a Riserva Indie con un nuovo album dei Warra Warra Washington. Ce l'avevamo già sentiti, almeno per quanto riguarda una delle nostre proposte in trasmissione con il precedente album. Adesso c'è un album nuovo in uscita e la presenza finalmente in studio per raccontarci tutto su Radical Bending. Parliamo un po' di questo album, Marco. Allora, è un album che è nato dopo 3 anni dal nostro primo album. Avevamo bisogno di entrare in studio di nuovo perché avevamo concretizzato in questi 3 anni delle nuove idee per la nostra musica e si sono appunto riversati in questo disco. Questo disco che anche dalla copertina è molto, molto particolare perché è una visione, un effetto ottico, insomma. Di chi è la copertina? La copertina è di un grafico romano che abbiamo conosciuto quando abbiamo suonato a Cassino, perché Giorgio aveva in mente un'idea simile e per puro caso ci siamo incontrati durante finito un concerto e niente, dopodiché è nata questa copertina particolarissima che i nostri ascoltatori ovviamente possono ritrovare sul blog di Riserva Indie. Allora, dove avete registrato l'album? Allora, l'album è stato registrato al Tube Studio a Brescia da Stefano Moretti e dopo c'è il suo socio che è Pierluigi Ballarin. Abbiamo fatto un full immersion di una settimana per le riprese, dopodiché qualche giorno per le voci e lo stesso per i messaggi, insomma. Allora, voi siete una band originaria di dove? Siamo mezzi veneziani, mezzi trevigiani, sì. Per cui, insomma, da quelle parti poi come siete capitati a Brescia per registrare? È stata tutta una serie di avvenimenti. Dovevamo fare il disco con adesso non mi ricordo il nome il bassista il Teatro degli Orrori, Favero, giusto. Dopodiché lui non poteva, ci ha dirottati su sul cantante degli Aucan, che anche lui dopo di che, visto il successo che stavano avendo, non ha avuto più tempo. E dopodiché abbiamo conosciuto appunto Stefano Moretti, con il quale siamo trovati molto ma molto bene, siamo entrati subito in sintonia e infatti lui ha seguito anche la produzione artistica insieme a noi di questo disco. Allora, iniziamo ad ascoltarlo questo disco. Allora, il primo brano, che è anche il titolo del video che sta ruotando in rete, presumo anche in qualche canale televisivo di quelli dedicati alla musica rock, Love It, il brano. Vuoi parlarci un po' di questo brano? Sì, diciamo che questo è uno dei brani più vecchi di questo disco. È nato poi in un periodo in cui a noi piaceva un po', non so, la samba e sì, ritmicamente si sente questa influenza. Effettivamente, che poi ora che mi ci fai pensare dopo è stata un po', diciamo, modificata con l'elettronica e quant'altro. Bene, ce l'ascoltiamo. Questo è Love It, loro sono Warra Warra Washington. I'm just feeling the sound, this sound.
Warra Washington, questa sera ospiti a Riserva Indie. Allora Marco, parliamo un po', togliamoci subito il dente sul nome, Warra Washington. È un nome inventato da una bambina. Una bambina? Sì. Che amava, si è inventata questo nome ed era, diciamo, una specie di A-Team che aiutava le persone. E quando me l'hanno detto, ho detto, è bellissimo. Lo usiamo. A-Team addirittura. Sì. Non lo conoscevo. Allora, invece torniamo a parlare dell'album e affrontiamo un po' l'argomento testi dell'album. C'è un concept dietro l'album? Diciamo che i testi sono abbastanza intimisti, anche un po', non so, lisergici un po', no? E la collaboriamo con Giulia Galvan, che è una nostra carissima amica vicentina, che già nel primo disco ci ha aiutato. E che secondo noi scrive delle parole bellissime, quindi perché non dare musica a queste parole? Per cui è lei che scrive i testi o comunque voi che mutuate le parole di Giulia? Sì, diciamo che è uno scambio reciproco, diciamo. Alcuni testi li abbiamo scritti noi, altri li ha scritti Giulia, sì. Ecco, lei è scrittrice? Sì, scrive poesie e niente. La prima volta che ho visto le sue parole, sono testi molto belli, insomma. E quindi abbiamo deciso di collaborare con lei. Ecco, non è semplice entrare in sintonia con un'altra persona, ecco, esterna musicalmente al gruppo per prenderne le parole. Infatti, questa cosa è, non lo so, è magia, boh, non lo so. Comunque, un po' riadattate sicuramente, o la struttura musicale o le parole, ma ci sta. Cosa ne pensa lei della vostra musica? È contentissima lei, sì. Appassionata del genere, anche se è difficile identificarvi con un genere solo. So che è un gioco che molti recensori hanno fatto parlando del vostro disco. Continui riferimenti, forse eccessivi secondo me. Sì, anche secondo me, però vabbè, ognuno ha la sua opinione. Siamo noi... È un mix di generi, perché ognuno di noi viene da esperienze totalmente diverse e quindi sia nel primo disco che in questo si vedono due o tre facciate, insomma, della musica che facciamo. Magari la parte più post-punk, più energica, la parte un po' più psicadelica, più ambient, diciamo. Ecco, e per quanto riguarda i fan, secondo voi avete delle categorie di fan che vi apprezzano maggiormente, esempio, non so, i New Wave, i Darkettoni, oppure avete notato che riuscite a intercettare anche le persone più disparate? No, diciamo che piacciamo più o meno a tutti. Abbiamo suonato una volta, abbiamo aperto per i Wire a Vicenza ed era pieno di Dark, e è piaciuto molto anche lì, per cui... A proposito di live, so che avete aperto anche a Rezzo Wave e Killing Joke. No, non era Let's the Wave, era un festival a Venezia, abbiamo aperto per i Killing Joke, abbiamo aperto per i Who May Do, e adesso non mi ricordo altri nomi, però abbiamo suonato sul main stage dell'Italia Wave a Livorno, ecco, okay. Fummo la prima band veneta a suonare sul main stage. Quest'anno ci sarà un'altra band veneta sul main stage. Era il 2009, se non ricordo male, perché c'ero anch'io a vedervi alla rotonda dell'Ardenza lì a Livorno. Allora, continuiamo ad ascoltare il vostro album. Ho scelto il brano di apertura, che è anche il brano di apertura dei vostri concerti. Sì. Ecco, parlaci un po' di Radical Bending, che dà anche il titolo a questo album. È un po' dall'idea di quello che è il suono dell'album, no? Il nome viene anche un po' da una piega radicale che noi volevamo prendere con il suono di questo disco. Infatti abbiamo preso una posizione su come suonare, su come fare la musica, anche perché diciamo in questo secondo disco ci siamo un po' rimessi in gioco, oppure siamo un po' reinventati. Abbiamo per esempio tagliato la batteria, ritriggerata, costruito pedalini, ci siamo dati inventori di noi stessi, insomma. Allora, ci ascoltiamo il brano Radical Bending e loro sono Warra Washington. You hide, you're the Mr. Illusion, retro illusion, running cold,
Radical Bending, loro sono Wara Wara Washington, ospiti questa sera a Riserva Indie, rappresentati da Marco De Rossi. La tua posizione nella band è tastierista, ma non solo. Tastierista, cantante, suono il basso, la chitarra. Ecco, siete polistrumentisti. Sì, 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 sì. Io e Matteo ci scambiamo gli strumenti spesso. Allora, particolarità del vostro live, tra l'altro immortalato da Samuel, che saluto in studio con noi, anche il fatto del batterista che ogni tanto si riposa mettendo i piedi sopra la batteria. Sì, 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 si sgranchisce una le gambe. Una posa molto plastica, molto, molto bella. Torniamo al disco, allora, so che è uscito anche la versione in vinile di questo album. Sì, volevamo fare le cose fatte per bene, quindi abbiamo fatto anche il vinile. Come va la vendita del vinile? C'è richiesta di questo sì, tipo di supporto? Allora, in Germania tutti ci chiedevano solamente il vinile, questo era strano. E ci dicono che suona meglio del CD, io ci credo. Quello indubbiamente. Per chi l'ha vissuto come me maggiormente rispetto sì, sì, a queste diavolerie elettroniche di adesso, sì, indubbiamente suona meglio. C'è un ritorno comunque all'analogico e al vinile, sì. Ecco, probabilmente c'è l'esigenza anche da tanti di avere qualcosa di vivo, qualcosa che resta della band, piuttosto che un file da buttare in una cartella, certo, e certo, poi certo. Perdere. Anche tornando magari alla copertina, averlo su vinile rende bene anche lì. Quindi questo gioco molto particolare. Sì. che ricordiamo chi è l'autore della copertina? È Marco Cocore. È di Roma. Da Roma, da Roma, sì. da Roma. Mentre invece, visto che siamo in vena di citazioni, ricordiamo ancora la colei che ispira i testi. Sì, Giulia Galvan. Giulia Galvan. Vicentina Doc. Allora, magari poi vediamo anche col blog di ricercare qualche suo scritto, lo pubblichiamo. Sì, c'è un blog dove pubblica i testi e dice magari da dove ha preso ispirazione. Cercate Giulia Galvan blog e lo trovate. Bene, bene, ci pensiamo noi di Riserva India a metterlo in evidenza sul nostro blog. Allora, rispetto al primo album, c'è stata un'evoluzione dal punto di vista musicale? Sì, il primo album secondo me era molto fatto di distinto. Quindi magari certe cose... Magari con tutti i pro e i contro delle cose fatte distinte. Certo, doveva nascere come un provino in sala prove, dopo in realtà ne è uscito il disco. E mentre questo abbiamo curato molto la preproduzione, abbiamo lavorato molto a casa con i brani e quindi quando siamo andati in studio eravamo molto preparati sulle cose da fare. In più, appunto con Stefano Moretti, che ha messo anche la sua parte molto importante sul suono, e è venuto fuori una bella amalgama di suono. Sì. La band è sempre rimasta la stessa rispetto al primo album o ci sono state dei cambiamenti? No, siamo sempre noi tre. Sì, sì, sì. Allora, ascoltiamoci un altro brano, in qualche modo legato a Carrara, se mi permetti, Marbles. Sì. Ecco, di cosa parla questo brano? Parla un po' della vita, un po' dello scorrere delle cose e di lasciare scorrere le cose. Bene, se l'ascoltiamo, Marbles, loro sono Wara Wara Washington.
Marbles, Wara Wara Washington. Allora Marco, parliamo un po' della vostra etichetta. Sì. Come si chiama? Si chiama Shirek, è un'etichetta di amici di Noale, con i quali ci conosciamo da un sacco di anni. E quindi quando uscì, quando avevamo pronto il promo del primo disco, gliel'abbiamo proposto e niente, insomma, da lì siamo... Ho iniziato questo percorso assieme. Tra l'altro etichetta molto attiva, so che spesso e volentieri quando hanno delle novità ci contattano, ci mandano tutte queste novità, per cui insomma applauso, sì, sì. Fanno bene il loro lavoro, ecco. Sì, l'ufficio stampa l'ufficio stampa funzionale, però sì, te lo assicuro. Ecco, a parte voi, chi c'è in questa etichetta? Ecco, ci fai qualche sono nome. I Zabriskie, che fanno musica pop inglese. Poi ci sono stati Le Morose, che era un gruppo di La Spezia, sì, della nostra zona, sì. Che tra l'altro verrà qua anche a Riserva Indie. Dopo te ne parlo, Samuel, che ti ho visto ascoltare nella testa, sono bravissimi. E dopo un altro gruppo, The White Mega Giant, che è un altro gruppo che fa musica post rock strumentale, molto bravi. E altri gruppi non mi viene in mente. Comunque insomma sul sito di Shirek, sì, sì, Records potete trovare tutto il roster dell'etichetta. Tra l'altro ci sono anche delle compilation, non so, scaricabili gratuitamente. Sì, di solito la fanno a Natale, quindi non mettono unicamente gruppi dell'etichetta, ma contattano altri gruppi italiani per fare questa compilation natalizia scaricabile via internet. Allora, parliamo un po' dei vostri live. Siete stati quest'estate al Tago Fest, però girate molto, ci hai parlato anche di date in Germania. Ecco, come è accolta la vostra musica? Allora, in Germania è il secondo anno che facciamo un tour lì e diciamo che ritorniamo a casa sempre contenti perché c'è una bellissima risposta da parte del pubblico e quindi noi diamo il massimo. Quando il pubblico reagisce bene alla musica, noi siamo le persone più felici del mondo. Ecco, quindi... forse il pubblico tedesco è più affine a certe sonorità. Sì, può darsi, sì, concordo. Insomma, la scena elettronica tedesca è, sì, sì, sì. Insomma, è famosa. Sì, anche se loro, secondo me, piace molto il punk, ma tirato anche un po' hardcore, queste cose qui. Ecco, qual è la differenza che noti voi che girate molto tra il pubblico tedesco e il pubblico italiano? C'è maggiore attenzione da parte, sì, tedesca, al di là del fatto che del suono che fate, della musica che portate, c'è comunque più curiosità verso chi suona. Sì, ho trovato molta voglia di parlare, di confrontarsi. Prima di finito il concerto vengono lì, parliamo molto, ci chiedono gli autografi, cosa che è stranissima, insomma. Magari si stupiscono che siete italiani per il tipo di musica che fate. Sì, a Francoforte c'erano delle persone francesi e ha detto: ma siete italiani? Quando ha scoperto che eravamo italiani sono rimasti di stucco. Perché sai, l'Italia è sempre... c'è sempre questo stampo di melodici, no? Giustamente, cioè, quello abbiamo esportato soprattutto. Infatti sì, sì. Invece in Italia ci sono tanti gruppi che meritano, quindi... Ecco, mentre invece proprio dal punto di vista dell'organizzazione, faccio una domanda forse un po' scomoda, ecco, organizzare un tour in Germania è paradossalmente più semplice che organizzare una tour in Italia? Diciamo che lì ci avvaliamo di un'agenzia di booking tedesca e quindi ci troviamo tutto quanto pronto, quindi partiamo e facciamo i nostri concerti, abbiamo il posto dove dormire, abbiamo tutto organizzato. In Italia è un po' più difficile, insomma. Adesso da settembre inizieremo a avere un'agenzia di booking e quindi vediamo come va. Bene, allora, spero che continueremo comunque a vedervi anche in giro in vari locali, in tournée comunque, certo, certo. Attraverso la penisola. Allora, altri posti all'estero dove avete girato, a parte la Germania, siete stati? No, abbiamo fatto solamente la Germania. Adesso per settembre andiamo in Croazia e per ottobre-novembre stiamo organizzando un tour in Francia e Olanda. E per quanto riguarda il feedback dell'album dall'estero, ci sono richieste? È stato richiesto l'album magari in Germania o in Francia? Sì, come distribuzione? Come distribuzione no, in realtà non ci siamo mossi tanto noi come distribuzione, perché secondo me la possiamo trovare. Invece come recensioni è stato recensito molto bene.
A differenza dei recensori italiani, non hanno guardato hanno guardato al concetto di musica, di quello che esce, che ascolti, non tanto affiancandolo a un genere o a un altro, ma ecco, proprio le sensazioni che dà il disco loro le hanno riscritte su una recensione. Ecco, secondo me proprio il limite della critica italiana è questo, voler continuamente fare dei rimandi, cioè, questo assomiglia a questo, che poi assomiglia a quest'altro, come... quasi più per esaltare chi scrive rispetto all'oggetto dello scrivere. Sì, sì, sì. Per cui si finisce poi per creare delle recensioni spesso incomprensibili o proprio per pochi addetti ai lavori. Certo, che sì, fanno sì, più male che bene. Esatto, che fanno più male che bene all'artista che si vuole certo. Promuovere. Allora, ascoltiamo ancora un altro brano, questo è Ellen. Parlaci un po' di questo brano. Questo è un brano che ha scritto Matteo. E anche le parole scritte Matteo ed parlano di una relazione di coppia tra due persone. Bene, ce l'ascoltiamo allora. Ellen Wara Wara Washington. Wara Wara Washington, questa era Ellen, una storia d'amore molto travagliata, almeno così deduciamo dalla musica di questo brano. Allora, parliamo un po' anche degli ascolti un po' di voi come band. Avete ascolti affini alla vostra musica oppure spaziate? Oh, io personalmente spazio moltissimo. Per esempio, ultimamente sto ascoltando Coco Rosis, solamente Coco Rosis. E mentre gli altri ragazzi, magari Matteo è più sulla New Wave, sull'elettronica anche lui, Giorgio, lui sull'elettronica più sperimentale. E niente, insomma.
vi trovate in contrasto quando si tratta di musicare poi un testo di Giulia, oppure riuscite poi a trovare poi la quadra? No, semplicemente. Si trova a volte subito, a volte ci vuole qualche prova in più, ma al limite non la facciamo la canzone, però il 90% delle volte, dei casi, funziona. Ecco, un gruppo del vostro livello, per cui un gruppo che fossimo in un paese dove ogni cosa fosse al suo posto, dovrebbe vivere solo di musica, ecco. Come riesce a conciliare la vita, il quotidiano, il lavoro con le prove, con i tour? Organizzazione. Ci pianifichiamo per bene le date da fare, cercando di conciliare gli impegni di ognuno di noi, e fino adesso riusciamo a fare questo e quello, insomma. Ecco, avete anche altri progetti oltre Warra Warra Washington, progetti paralleli musicali, intendi? No, io e Giorgio no, Matteo ce n'ha uno, un B-side project che si chiamano Kill Your Boyfriend. Per cui, insomma, non potete, già il tempo è quello che è, non potete che dedicarvi, no, certo, che dedicarvi a tutto questo. Allora, ascoltiamoci un altro brano, la If It's So Wow, che è la, sì, la seconda traccia. Parlaci un po' di questo brano. In questo brano il testo è scritto da Giulia e parla di due persone che vanno in giro in bicicletta e sentono i campanelli suonare. Ed è un po' una canzone per cui lasciarsi andare anche qui. Avete mai pensato a fare un album magari di canzoni allegato ad un libro di Giulia? No, bella idea. un'idea, ma lanciamo qua, sì, magari strumentali sarebbe qua da riservare. Buona idea, sì. Oppure un reading magari di Giulia con le vostre musiche, sì, sotto. Magari fare un po' musica ambient, proprio tranquilla. Insomma, Riserva Indie cerca anche di stimolare, sì, i nostri, sì, artisti, sì, con qualche progetto. Intanto ci andiamo ad ascoltare questo brano, che è la traccia 2, tratta da Radical Bending, If It's So Wow. Loro sono Warra Warra Washington. We'll be right back.
Wara Wara Washington, questa sera a Riserva Indie. Siamo quasi in coda di trasmissione, ma abbiamo ancora qualche brano da ascoltare, un po' di storie, di cose da chiedere a Marco, qua ospite in questo studio per rappresentare la band. Allora Marco, visto che insomma, sei di Treviso, per cui nella nostra trasmissione spesso abbiamo ospiti toscani per motivi di spostamento, però certo. Ecco, quando abbiamo la fortuna di avere anche ospiti da altre parti d'Italia, ci piace un po' chiedere, ecco, come vanno le cose musicalmente da quelle parti. Musicalmente il Veneto ha un sacco di gruppi, c'è fervore insomma, no? Quello che mancano sono un po' i locali, alla fine sono rimasti i quelli più grossi, per esempio a Treviso c'è solamente New Age. Eh sì, famoso, noi sì. Li leggiamo spesso. Sì, nelle... ottimo locale per vedere bei concerti, però le realtà più piccole, vedi la crisi, vedi che non ci sono soldi, tendono a chiudere e quindi magari... o si buttano a fare festival estivi, però durante l'anno non ci sono così tante opportunità. Ecco, per quanto riguarda invece qualche nome, qualche artista, qualche gruppo, vuoi farci due o tre nomi dell'area di Treviso che magari ti piacerebbe mettere in evidenza? Tantissimi, adesso oggi con i nomi sono un po' a cappao. Però ve ne dico un po': del Mojo Matix. Ah, grandissimi! Sì, che sono nostri amici. Oddio. Tra l'altro sono venuti anche spesso e volentieri lo Shake Club qua alla Spezia, sono un gruppo che gira molto. Italia Wave. Sì, è vero. Dopo ci sono gruppi, vabbè, Kids Abrischi sono molto bravi, nel loro genere piacciono molto. Valentina Dorme, che sono un po' di anni che sono sul pezzo, sono sempre attivi anche loro. E i Red War Fans, grandissimi, non so se li conosci. No, questi non li conosco. Grandissimo gruppo, sono Red Padovani. War Fans. Sì. Grandissimi, vai ad ascoltare che meritano. Mentre dalle vostre parti è venuto qua in studio Bologna Violenta, Nicola Manzan. Sì, Nicola Manzan, sì. Bravissimo anche lui. Grande personaggio. Certo. Bene, per cui insomma anche nell'area trevigiana mi pare di capire che insomma c'è un fermento. È uguale un po' da tutte le parti d'Italia, ci sono ottime band, ottime situazioni. Ecco, come mai secondo te poi tutto questo però non si tramuta in eventi live con tanta gente a sentire il gruppo, vendite di dischi maggiori? Ma è una situazione un po' strana, perché magari tu vendi il disco a 10 euro e ti chiedono no, dammelo per 6. Cioè... siamo la contrattazione anche dal punto di vista musicale. Non lo so, forse è una questione culturale, il fatto di essere predisposti ad ascoltare musica. Non lo so. Credo che molto lo facciano, influenzi un po' l'educazione dell'ascoltatore, siano le radio. Perché le radio maggiori passano quello che sappiamo, no? E quindi probabilmente è una questione anche di cultura. Sì. Probabilmente, ecco, secondo me c'è anche il fatto che le radio sono calate anche come ascolto, anche perché passano pessima musica al di là, o comunque ci sono direttori di radio che pensano che la gente voglia ascoltare solo determinate cose, mentre probabilmente c'è una fetta larga di pubblico pronto anche a cose come le vostre, come quelle di molti gruppi, anche infatti, che passiamo qua a Riserva Indie. Ben venga internet con lo streaming e quant'altro, perché dà le possibilità di ascoltare cose che con la radio è impossibile raggiungere. Ecco, che rapporto avete voi con internet? Ah, noi siamo tecnologici al punto giusto. Abbiamo i nostri pezzi su SoundCloud, abbiamo la nostra pagina Facebook, MySpace. Avete qualcosa che si può scaricare da internet? Allora, brano? Sulla pagina di SoundCloud ci sono dei remix scaricabili del primo disco. Ci sono dei remix che hanno fatto dei nostri amici e sono scaricabili. Bene, insomma, c'è richiesta molto di musica tecnologica scaricabile gratuitamente, vi capita mai? Non so che ve la chiedano. No, non ce lo chiedono, secondo me. Prima guardi qualche torrent, se c'è. Anche qui. Ecco, come dicevi prima, il discorso dei 5-6 euro per un CD, ecco. Quello che non riesco a capire, apro una piccola mia parentesi polemica, perché la gente sia disposta a spendere 6 euro per un gin tonic e poi allo stesso prezzo pretenda un'opera, diciamo, artistica come un disco?
perché probabilmente non che si rende, vale non molto si rende... di più, ecco, rispetto ad un mix di alcolici. Certo, infatti. Probabilmente non si rendono conto del lavoro e delle energie spese dietro a quel pezzo di plastica, no? Perché sono magari anni di risparmi, tutti magari vai a suonare tutti i concerti, li metti in cassa per fare, esatto, il disco. Il disco. Dopo magari non bastano, devi metterci un altro mille euro sopra, quindi... probabilmente non se ne rendono conto. Ecco, è un, insomma, una tendenza che purtroppo c'è da un po', capita anche dalle nostre parti, con locali che hanno grossi problemi perché magari con un piccolo biglietto d'ingresso messo per vedere il concerto, insomma, la gente non viene perché pretende di ascoltare musica gratuita e poi è disposta a spendere il doppio del prezzo del biglietto per un cocktail. Ecco, una cosa francamente che intristisce un po', ecco, almeno sì. Me, però insomma, de gustibus. Questa è la situazione. Allora, adesso ascoltiamo un brano molto lungo, il più lungo dell'album, se non ricordo male, per cui merita una presentazione, Flowing and Fresh. Sì, la versione originale era di 8 minuti, cioè in disco abbiamo fatto, con gli studi era 8 minuti e mezzo, dopo abbiamo deciso un po' di tagliarla ed è... una canzone che il testo l'ha scritto Giulia sempre e parla, è una storia d'amore anche questa, non sembrerebbe la nostra musica ma ci sono molte è molto intimistico, no? E Flowing and Fresh e parla di due persone che si abbracciano sulla spiaggia e diventano un tutt'uno con il mare, quindi è una visione molto romantica. Sì. Allora ce l'ascoltiamo, loro sono Wara Wara Washington.
una storia d'amore dei Wara Wara Washington, un'altra storia d'amore contenuta all'interno di Radical Bending, il secondo album di questa band che abbiamo presentato questa sera a Riserva Indie. Siamo quasi in coda di trasmissione, ringraziamo Marco per essere stato qua nei nostri studi, veramente un piacere averti. Prima di salutarci, la domanda classica che chiude ogni puntata di Riserva Indie: tutte le possibilità per il nostro pubblico per collegarvi con voi, siti internet e derivati. Ok, ci trovate su Facebook, abbiamo una pagina fan, la pagina nostra, che non ha ancora raggiunto le 5.000 amicizie. Siamo su MySpace, su SoundCloud, su YouTube abbiamo un canale dove abbiamo postato tutte le canzoni e anche il video di Love It. Ecco, chi ha girato questo video di Love It? L'ha girato Francesco Fabris, che è un ragazzo di Bassano sul Grappa. Lui suona nei Things, che è un altro gruppo. Li conosco. Bravi, sono molto giovani, bravi, sì. Ma bravissimi, veramente incredibile. E niente, l'ha girato tutto con una macchina digitale, con una macchina fotografica digitale, e in una giornata a Treviso. Insomma, il risultato lo potete trovare facilmente sul canale YouTube di Wara Washington. Poi presumo avrete Bandcamp, Compagnia Bella. Oh, Bandcamp no. Non ancora. No. Non ancora. Reverb Nation abbiamo. E altri canali. Adesso, perché mi metto io e Stefano dell'etichetta, no? Ogni tanto apriamo una pagina di qua e di là e quindi magari ce ne dimentichiamo anche. Sì, quando sei tanti canali, sì. Inevitabilmente uno o due rimangono un po' ai margini. Allora Marco, grazie ancora per essere stato qua nei nostri studi. L'ultimo brano che ci presenti è Dozen Frozen. Parliamo di questo brano. Ecco, qui avevamo la musica pronta. E una sera erano le 2 di notte, eravamo io e Giorgio davanti al PC e avevamo in mente qualche parola, no? E vediamo se c'è Giulia in chat su Facebook. Abbiamo iniziato a scambiare un po' di frasi e alla fine è nata il testo di Dozen Frozen, che parla di 12 persone congelate che sono sopra una montagna e mentre sono sopra la montagna pensano al mare caraibico, al latte caldo, a queste cose. Insomma, ecco, un utilizzo piacevole di Facebook, certo. Intelligente di Facebook, ecco, scrivere il testo di una canzone in una in notte. Chat, sì. Allora, ce l'ascoltiamo e noi, insomma, ti ringraziamo nuovamente per essere stato nei nostri studi e vi ricordo ancora una volta Radical Bending, l'ultimo e il nuovo album, il secondo, di Wara Wara Washington. Ciao Marco, ciao. A presto allora. We'll be right back.